Buonasera telespettatori e benvenuti alla sesta puntata di Sporteggiando. Ospite di stasera il mio caro amico Marco Vanella. Buonasera. Allora, archiviata la questione Coppa Italia, con tutti i festeggiamenti criticati, non criticati, non ci interessa proprio, e usciamo da una partita con la Roma, secondo me che ha ci ha dato la possibilità di raggiungere al quinto posto, più che meritato in questo anno calcistico, questo campionato un po' strano, chiamiamolo così, un anno che ricorderemo come l'anno del Covid, il campionato del Covid, ma più che altro, almeno quello che io sono riuscito a notare, poi volevo farti una domanda su questa cosa, a parte la vittoria, secondo me meritatissima da parte del Napoli, non ci dimentichiamo un primo tempo in cui siamo arrivati al tiro in porta, o meglio più che al tiro siamo arrivati a un gol mancato almeno due volte netti. La Roma veniva da due sconfitte consecutive, secondo me per anche sbagli di come è messo in squadra l'allenatore, la squadra nelle ultime due partite. Comunque è stata una partita che il Napoli ha meritato di vincere, e poi fondamentalmente la cosa importante ha suggellato, io ho sempre detto che i grandi campioni si vedono nei momenti decisivi, e ho sempre criticato bonariamente Insigne perché forse era quello che gli mancava. Io ho visto un Insigne trasformato, ma non solo calcisticamente, che è sempre stato un talento, ma come uomo trasformato, nel senso un leader calmo, ma un leader. Poi ho visto un movimento a girare di un Mario Rui spettacolare, e sicuramente forse l'unico neo, un Koulibaly ritrovato alla grande, l'unico neo forse del buon Di Lorenzo, che secondo me ha la stoffa del grande giocatore, io dico sarà futuro terzino della nazionale, però ha fatto un movimento sbagliato, vale. Secondo me però ci può stare. La domanda che ti volevo fare, Marco, è: sì, secondo te che differenza c'è stata tra il Napoli che abbiamo visto giocare con la Roma e il Napoli che abbiamo visto nella partita precedente con l'Atalanta? Questa era la domanda che ti volevo fare. Dunque, innanzitutto l'avversario, partiamo da questo. La Roma non è l'Atalanta. La Roma non è l'Atalanta, l'Atalanta credo che sia arrivata alla decima partita. No, forse 12. Vabbè, comunque è un treno che non si ferma. È una squadra che ha una grandissima consapevolezza. Sì. Poi, come qualcuno ha anche fatto notare, giustamente, secondo me, hanno anche questa ulteriore marcia in più che l'allenatore ha saputo dargli. Delle motivazioni che gli derivano da tutto quello che è accaduto sul territorio. Io credo poco alle polemiche fatte ultime, assolutamente. No, dico delle... Sì, hanno delle motivazioni interne. Di giocare per la gente della Bergamasca per i morti che hanno avuto. Sì, grande Koulibaly, che dopo aver subito per anni insulti, ha reso omaggio. Grande gesto di Caligiuri. E quindi questo, poi magari ci torniamo, perché c'è stato a cavallo proprio della partita col Napoli, sono uscite alcune voci antipatiche, magari se ci abbiamo un qualche minuto glielo dedichiamo così di passaggio. Chiacchiere da bar, io le giudico chiacchiere da bar. Vabbè, e quindi comunque diciamo che è quella la grossa, secondo me, è quella la grossa differenza, cioè l'avversario. Questo per dire, non che per svalutare la vittoria con la Roma, che è una vittoria comunque importante, però la Roma è una squadra che in questo momento, non solo tecnicamente nei calciatori o nella disposizione in campo, ma anche dal punto di vista societario, è una squadra che attraversa un ieri sera sentivo
che diceva non solo la Roma, pure la Lazio, stanno a terra, stanno proprio a terra. Vengono fuori da tutte e due, sì, da tutte e due le squadre, da tutte e due le società, degli spiragli, insomma, delle voci che lasciano trasparire delle crepe a livello societario. Sì. E questo poi lo sappiamo benissimo anche noi a Napoli, abbiamo visto 150 che milioni si quando crepe per 150 milioni, ma noi abbiamo visto quando a Napoli recentemente a novembre-dicembre ci sono state delle crepe tra squadra e società, che cosa è accaduto. Mamma mia. Quindi sì, e questo mi dà lo spunto però per dire una cosa, ecco. Dimmi. Prima dell'Atalanta e adesso di nuovo con la vittoria con la Roma, secondo me si è fatto un po' troppo l'elogio di Gattuso. Non che Gattuso non abbia meriti, perché ne ha sicuramente, riuscito a metterci, secondo me ha compiuto un miracolo per come stavamo. Secondo me no, e ti spiego perché. Ne abbiamo parlato, e cioè, perché io sono convinto e resto convinto che se non fosse stato inserito quel tassello nel centrocampo del Napoli, Demme, allora, Olobotka, Gattuso avrebbe potuto fare qualunque cosa e non avrebbe funzionato. Allora aspetta, perdonami, che mi interessa dire è che noi abbiamo qui a Napoli un vizio, comunque una l'usanza di doverci affidare a un comandante. È successo con Sarri il sarrismo, è successo con Mazzarri il mazzarrismo. Adesso non vorrei che il napoletano, i tifosi napoletani, credano che Gattuso sia in grado di risolvere tutto con la sua grinta, col suo carattere che ha, forte, tutto quello che si vuole, l'aiuto che può dare anche ai calciatori, vanno tutte bene queste cose. Ma sì, è bene ricordarlo, la società a inizio gennaio non interviene in quel modo, le cose non vanno come stanno andando. Ed è giustissimo. Allora, rispondo io alla tua domanda, facciamo che non è una riflessione, giustissima, sono d'accordissimo con te. Partiamo dal ritiro di Di Maro, quando Ancelotti dichiarò che il secondo posto ci andava stretto, il che a me piace come fatto, perché motivi, poi non ci dimentichiamo che venivamo da uno scudetto perso in un albergo, cioè cose proprio allucinanti, e sotto questo aspetto sono d'accordo su questa mitologia che si crea quando su qualunque cosa sia, forse fa parte anche del nostro essere napoletani, come tu hai detto. Dove io mi iniziai ad alzare le antennine fu quando disse campagna acquisti da 10, sì, non per Lozano, perché adesso stiamo vedendo che Ciaghi è spettacolare, poi ritorniamo, perché anche io dissi, io sono legato a un calcio vecchio, signori, per me la squadra è fatta portiere, difensore, non c'era, ci mancava, cioè da quando è andato via, ma non tanto Jorginho, perché Jorginho era supportato da Hamsik, che lo, quando è andato via Marek, noi è come se giocavamo in 10. Poi Ancelotti le ha fatte di tutte, Fabian Ruiz, un altro pure in porta lo faceva giocare, tu lo sai, io non sono stato mai un estimatore grande di Fabian Ruiz, però suo malgrado l'hanno pure messo lo stesso Lozano, ma anche Insigne. Allora io ti dico una cosa su Gattuso si arrabbia quando si parla di lui solo della grinta. Allora, prima di tutto, un allenatore che ha giocato nel ruolo in cui giocava Gattuso, secondo me parte da un buon punto per allenare una squadra. Gattuso è uno studioso, Gattuso studia, ha studiato, è una persona molto umile, quindi attenzione, non è, anche perché in quel momento, quando il Napoli ha esonerato Ancelotti, io penso che nessuno sarebbe venuto a Napoli, solo uno pazzo. Quindi già per questo Gattuso, per me, quando uno ci mette la faccia
Marco, pure se... Ok, per me sì, già però... vale, attenzione. Per me ha saputo ricucire. Ne parlavamo forse ieri anche con te. Secondo me, in quel momento c'era Ancelotti che i giocatori si lamentavano che non li allenava. Mai sentito questa cosa che i giocatori chiedono all'allenatore di lavorare di più. La società ha fatto le multe. Gli ammutinamenti, il ritiro. Secondo me, sai una cosa, un pensiero Gattuso, secondo me la prima cosa che ha fatto è andato al presidente e ha detto: presidente, non parla più delle multe, mettiamole là, okay, là poi ne parliamo, poi forse siamo stati fortunati, e ha iniziato a lavorare sui singoli. I giocatori nelle ultime riunioni con Ancelotti dicevano: vogliamo al mister, hanno chiesto di giocare un 4-3-3, perfetto. Sapete giocare a 4-3-3? Perfettissimo. Ha ridato, secondo me, una grossissima, non fiducia, ma come ti posso dire, ma guarda, anche il gesto di esultanza con Insigne, liberatorio, di grinta, tutto quello che vuoi. È vero anche che qualcuno ha detto: vabbè, Insigne ogni volta che segna si è andato a baciare Benitez, si è andato a baciare Ancelotti, si è andato a baciare... Io là non ho visto, hai capito? Ho visto sì, vabbè, così come quel gesto che oggi, a proposito, poi ti dico una cosa di oggi pomeriggio di Caiecon, tu lo sai, io penso che sarà l'unica volta che me la prenderò col presidente, lo sai, l'ho sempre, però se non mi rinnovo a Caiecon vado a fu burdella sotto casa sua a Roma. Sembra che Caiecon ha chiesto 2 anni e lui ha rilanciato a 1, insomma, e so anche che si sono fatti non mi viene il termine, ambasciatori presso il presidente, il nostro Mertens e anche Gattuso, anche perché parliamoci chiaramente, sono 2 giocatori completamente differenti, anche questo è vero, ma io penso che Politano ne deve mangiare di granura, ma non perché Politano non sia la fase difensiva che fa Caiecon. E poi a me piace la serietà. Sai cosa notavo l'altro giorno vedendo la partita? Caiecon non ha un tatuaggio, cioè è un giocatore atipico, come posso dirti, un vero signore, sempre mai fuori dalle righe, di tutto. E quindi penso che, ecco, ti ripeto, poi sprecato di Lorenzo. Poi ti ripeto, sono 2 giocatori completamente differenti, però Caiecon io penso che sia un jolly, perché se tu finisci in 10 hai bisogno di togliere una punta, oppure ecco di mettere, Caiecon va a fare la fase difensiva, sì, Politano sì, non la fa, ma non per qua, non è che è bravissimo, è spettacolare, sicuramente Gattuso lo farà crescere. Ah, e poi un'altra cosa che secondo me è importante, io penso che quest'anno sia partito da quest'altra promessa che ha chiesto al presidente: comprami i giocatori. Tu intendi sempre Gattuso. Gattuso, comprami i giocatori, facciamo prima la squadra, poi dopo fai tutti i tuoi business che devi fare. A questo punto è il momento di parlare di questo giocatorino, nel senso giocatorino assolutamente, questo diminutivo per l'età che ha, che è venuto la settimana scorsa a parlare con Osimhen, che è venuto a parlare. Osimhen. No, a me faceva morire ieri sera Fedele, che l'ha chiamato Cosimino, quindi già gli ha dato, anche se non è un soprannome napoletano, però Cosimino mi piace, e a me mi ha fatto molto pensare questa cosa, perché il presidente ci ha sempre abituato a giovani in prospettiva, ma spendere 50 milioni di euro non è una cosa dal nostro presidente, a questo punto non è un giocatore in prospettiva, ma è uno finito, a quanto pare sembra che anche sia finito il rapporto, ovvero, ti devo dire la verità, già non è proprio andato mai a parlare un procuratore di Milik con la società, ecco perché dico, penso che il rapporto sia finito, grande professionalità, perché comunque, anche se spero che siano anche quelle chiacchiere da bar, che debba finire lì, però da grande professionista ci sta mettendo l'anima, altri giocatori avrebbero tranquillamente. Quindi la prima domanda che ti faccio è su questo giovane che è venuto la settimana scorsa di una serietà incredibile. Io
ho notato una cosa, lui stava in un albergo e usciva la ragazza sul balcone, non si può fatto dire, ogni volta che scendeva dalla macchina, non è un personaggio, come dirti, no? Cioè sai che si fa fotografare, abbassava la testa, tirava subito in albergo, si è concesso una gita in barca a Capri, ma penso che chiunque venga a Napoli vada a Capri a farsi un giro. Come lo vedi tu questo giocatore? Io lo vedo come una scommessa, una scommessa, una grossa scommessa, sì, una scommessa, perché appunto se dovesse avere il costo di cui si parla, 50 milioni all'incirca, sarebbe una scommessa molto onerosa. Una scommessa perché per quello che io ho visto nel campionato tedesco era nella rosa del Wolfsburg e non ha avuto praticamente spazio. Questo di per sé non vuol dire né che sia scarso né nient'altro, può darsi che semplicemente non abbia trovato i suoi spazi, come anche a Napoli qualche calciatore non li ha trovati. E poi ha avuto un'esperienza due anni fa in Belgio, che è un'esperienza minore, non è certo un campionato dei più importanti, e poi è andato a Lille a sostituire di fatto Pepe, che era stato protagonista già prima, cioè l'estate scorsa, di una vicenda. Allora cominciamo da questo. Quando ci fu la vicenda Pepe, cioè i procuratori Pepe scesero a Di Maro, e io là, conoscendo il giocatore e sapendo verso che lidi era diretto, capì subito che quella era una messa in scena, non so quanto da parte del Napoli, ma sicuramente da parte dei procuratori, per allertare chi doveva essere allertato, cioè guardate che o si chiude oppure noi andiamo a parlare con altri. L'Arsenal capì subito, molto scenografica, perché basta anche una telefonata. No, e vabbè, però sai, la forzi con l'elicottero, la forzi proprio la mano, l'Arsenal ancora non si era proprio mosso, la forzi proprio la mano, arrivarono e lo portarono via, ma secondo me non era proprio destinato a venire, cioè era tutta una cosa che doveva servire. Aurelio nasce in una famiglia. Allora non vorrei, prima cosa, non vorrei che questa fosse o si rivelasse essere qualcosa del genere. I soldi da dove vengono? Chi cede secondo te il Napoli? Dovrebbe cedere Milik. Vabbè, lascia stare Milik. Se cedi Milik, tutto sommato, più o meno immagino che dovrà incassare una cifra che sarà più o meno quella. All'incirca. Vabbè, c'è lo scambio, la Juve non li può dare tutti, forse. Rateizzi. Fanno metà, un po' di soldi, e loro hanno offerto qualche contropartita tecnica. Una contropartita tecnica. Gattuso, ecco perché ti ho detto, questo sentore che Gattuso si è seduto presente e ha detto: guardi, però la squadra la voglio, poi dopo fai tutto quello che vuoi, però fammi la squadra. Questo ragazzo è voluto, molto sponsorizzato da Gattuso, molto sponsorizzato da Gattuso. Che se lui ha intenzione di avere un atteggiamento di base accorto, prudente, il giocatore potrebbe essere un giocatore molto valido, perché ha una velocità di base, ha una velocità di base impressionante, quindi lanciato poi nello spazio largo diventerebbe difficilmente marcabile. Però ripeto, io tecnicamente, per quello che lo conosco, lo considero una scommessa. Io ti ho fatto la domanda perché molti mi dicono: allora i soldi, perché pensano sempre che questo, a parte che il Napoli come l'Atalanta sono le uniche più che altro, scusami se ti interrompo, i bilancini quest'anno stanno, e a proposito del bilancio, quest'anno quello che c'è da tenere in considerazione è che non stacchi il biglietto per la Champions League diversamente dagli altri anni, quindi avrai entrate in meno. Sì. Quindi probabilmente non sarà solo Milik a dover essere ceduto, che fanno tutti quanti pensano a Calidou. E infatti è probabile che sia questo, considerato anche che è già stato preso Rahmani. Io penso che... E che hai Maximovic e che hai Manolas. Allora, diciamo che i due per fare cassa vera del sono Napoli quelli. Sono Calidou, Koulibaly e...
è Milik che no, non serve. No, è Fabian, no, il Sovallandino, cifre Fabian... che ha parlato il presente, perché che Milik vada via è normale, cioè è giusto anche, Milik ci sta Milik da sempre, da come gli è stato richiesto il rinnovo, non si è mai presentato, detto, non si parla di rinnovo, i procuratori sono, cioè, diciamo che la paura, almeno delle persone che mi chiedono, è Kalidou. Io penso, la mia, Kalidou rimane un altro anno, forse chi va, andrà via è Ruiz, è Fabian Ruiz. E ti faccio qui un'altra domanda: molti hanno criticato la formazione messa in campo da Gattuso con la Roma perché ha messo Zielinski e Fabian Ruiz, e chi dice di capire di calcio dice che i due non possono giocare insieme. Tu che sei un tecnico e un tattico, allora dipende dal, secondo me dal tipo di partita. In una partita equilibrata è bene avere un centrale come può essere Demme, in questo momento più Demme che Lobotka, sì. anche se a me a bocce ferme piace più Lobotka di Demme, ma questo è un altro discorso, dipende dalla partita come hai detto. Ok, dopodiché è bene avere una mezzala a fianco, una mezzala più dinamica e che possa dare più aiuto nella fase di non possesso. Bra. E l'altra invece un più diciamo offensiva. Ecco perché se tu hai questo tipo di partite, Zielinski e che è offensivo, sì, e Ruiz che diciamo non fa la fase difensiva. Il problema non è tanto che è offensivo. Bra, che il problema fa... è che no, il problema è la velocità di base che gli manca, cioè è un po' lento. Io per questo è un po' lento. Tra i due, lui va bene per il calcio spagnolo, secondo me De Laurentiis l'ha preso per farlo girare verso quel campionato, perché ti ripeto, non è... Ed è probabile che lui ci ritorni, Fabian Ruiz, il discorso è quando, perché in questo momento se tu guardi le due sponde dove potrebbe andare, che sono quelle più appetibili, sì, e che dalle voci sembrano essere più interessate, sono le due massime, sì, espressioni, cioè sì, Real e Barcellona. A Real c'è un quantitativo di giocatori a centrocampo, vabbè, che fa fatica a mettere in campo Zidane, perché c'hanno Valverde in, sì, esplosione, sì, Casemiro che occupa il posto centrale e non lo muovi, Kroos che è ancora utile, poi c'hanno Asensio che è un talento spaventoso, Isco ancora, cioè, se guardi, dove lo vai a mettere, sì, Fabian Ruiz? Se guardi dal lato, ecco, di quantificare chiaramente Kalidou, forse questo è l'anno dove prendi il massimo dei soldi. Fabian Ruiz, diciamo che l'anno prossimo li ripigli lo stesso, sì, non 100 come dice il buon Aurelio, 80, Kalidou è l'ultimo anno. Ma anche su Koulibaly non può pretendere 100 milioni, perché non glieli dà nessuno 100 milioni. Io posso, cioè lo dico, sì, qui davanti alle, sì, telecamere, 100 milioni per Koulibaly. No, ma lui parte da 100, nessuno. Lo sai come è fatto Aurelio, no? No, poi dopo da 100 per iniziare a trattare seriamente da 80. Però ecco, dal lato di monetizzare, io penso che questo sia l'anno di Kalidou. Nel senso, l'anno, ma non che lo deve cedere, io spero che rimanga un altro anno, ma non per cattiveria, io voglio che rimangano tutti quanti, fosse per me. Purtroppo Petagna, non si può. Se... Purtroppo non si può. Lo so, purtroppo non si può. Un'altra domanda che ti volevo fare, come lo stai vedendo ultimamente nelle ultime partite, perché finalmente anche lui gioca nel suo modo e lanciato come piace a lui, Icciaki Lozano. Vabbè, io per Lozano ho sempre straveduto, quindi anche quando ha avuto un periodo nero che sembrava che fosse un brocco, avevamo avuto i rimproveri dal Messico, dalla nazionale, sì, per l'amore del stavamo cielo, bruciando l'astro nascente. Ma Lozano a mio parere è un giocatore che ha delle qualità eccellenti, il discorso è sempre dove lo fai giocare, pur Insigne che ha gran qualità. Se lo metti, come è accaduto all'inizio dell'avventura Sarriana vabbè, nel 4-3-1-2 e gli chiedi di fare la mezza punta dietro due attaccanti, va in difficoltà. Si è trovato nella sua formazione zemaniana, la sua collocazione migliore nel giocare a sinistra, sì, o gli trovi una collocazione che ne mette maggiormente in risalto le qualità,
o tanto vale lasciarlo là, sì. Capisci? Senti Marco, l'ultima cosa, perché lo sai, i nostri tempi sono sempre ridotti e scanditi. La vogliamo fare, vogliamo dare un accenno a questa cosa di Zeman, l'ultima... Ah, tu dici riguardo alla quella polemica che qualcuno ha creato... Stamattina leggevo un'altra polemica, poi non ho avuto tempo di leggere, bene sui giornali dice che la Roma non ha, il Napoli giunto le ha fatto un ricorso, dice che non ha rispettato alcune norme di distanziamento, ti dice a proposito di polemiche stupide, sì, vabbè. Parliamo di quelle dichiarazioni di Zeman. Allora, come tu ben sai, un nostro amico e maestro che ben conosce il personaggio ha commentato queste parole e sostanzialmente ha detto sotto sotto tra le righe: Zeman ha voluto lanciare una provocazione, però ha anche detto quella stessa provocazione sta nel A nel personaggio, B allora Michele l'altro giorno ci ha raccontato, ha detto, è chiaro, Zeman è il classico che se può tirare fuori un coniglio dal cilindro, anche se per entrare, insomma, e ritornare in scena e in auge, diciamo, la cosa la tira. Sì. Io credo pochissimo all'affermazione. Scusami, fermo restando che tutto può essere, e domani può venire fuori questa cosa. Dovesse venire fuori, l'Atalanta pagherà quello che c'è da pagare, anche perché non credo che l'Atalanta sia una squadra assolutamente, se l'è fatta tutto su dove sta l'Atalanta, io per me se l'è fatta tutto su. Ma io infatti stravedo per l'Atalanta. Michele ci ha detto. Dopodiché pagherà se dovesse venire fuori una cosa del genere. Oggi i controlli sono veri, sono fatti bene. C'è anche questo aspetto. C'è serietà. Però scusami se questo bisogna dirlo, lo sciacallaggio che su questa vicenda è stato fatto da alcuni che hanno anche il tesserino di giornalisti, lo trovo vergognoso. Non voglio fare nomi non ne faccio nomi, però qualcuno di molto in vista, dal punto di vista televisivo, ha cavalcato quest'onda, e a me sembra che tu, se sei un giornalista, hai anche delle responsabilità, se hai delle cose da dire, le dici belle e chiare, e tu non te ne assumi le responsabilità. Sì. Se vuoi, come diciamo noi a Napoli, lanciare la pretella, nascondere la manella, allora ti qualifichi per quello che sei. Noi spesso, che abbiamo iniziato un percorso professionistico da poco di questo diciamo mestiere, di questo lavoro, la prima cosa che noi diciamo è proprio quello, cioè eticamente se sei un giornalista certe cose non le puoi buttare così. Vabbè, saremo a vedere. Certo. Per me, te l'ho detto, l'Atalanta merita di stare dove sta. Sono altre le squadre che non meritano di stare dove stanno. E non mi riferisco. Noi sappiamo quindi... No, non mi riferisco. Cioè, è agghiacciante, vediamo se dove sta una squadra che non merita proprio niente proprio. Però l'Atalanta, ma anche il percorso in Champions dell'Atalanta è spettacolare. Fortunato, primo anno di Champion, passa il girone, becca l'ultimo, vabbè, lasciamo stare, non voglio dire che noi becchiamo da anni, perché alla fine ci vuole anche un po' di fortuna ci vuole. Nelle competizioni. Va bene, signori telespettatori, vi saluto, Marco, buonasera e ci vediamo alla prossima puntata di Sporteggiando.